In questa puntata, seduta solenne per il giorno del ricordo. Questione vaccini al centro di interrogazioni in aula. Si è tenuta il 10 febbraio la seduta solenne nel giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. In aula gli interventi del giornalista Fausto Biloslavo, da decenni impegnato a raccontare scenari di guerra e conflitti etnici nel mondo, e dello storico Franco Cardini. La capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, ha lasciato la seduta solenne al momento dell'intervento di Biloslavo, in polemica con la decisione di invitarlo, ed è poi rientrata per ascoltare l'intervento di Franco Cardini. Il giorno del ricordo ha un significato di ricordarci come dei morti del nostro paese ci hanno lasciato. Ci sono degli eventi storici che non devono essere dimenticati e soprattutto vanno inquadrati nella loro dimensione storica. Bisogna conoscere quello che è successo ed è importante che avvenga anche ad iniziative come queste. Sono invece solidale con quanto ha dichiarato Ampi oggi riguardo la partecipazione del giornalista, che sicuramente ha un grande passato alle sue spalle come giornalista di guerra, come per le inchieste che ha fatto, ma secondo me per la sua vicinanza a certi ambienti della destra e ad alcuni salotti non era la persona più adatta da scegliere oggi. Oggi non è il tempo delle polemiche, oggi è la giornata del ricordo. Mi dispiace che le colleghe del Movimento 5 Stelle non parteciperanno. La scelta delle personalità, di chi oggi interviene, è stata condivisa in una conferenza di programmazione dei lavori dove erano presenti. Mi pare strano che abbiano deciso di fare tutto questo. Io non entro nella polemica. Oggi, come diceva benissimo il professor Cardini, ringrazio davvero per la disponibilità. È il tempo di attualizzare la memoria. In un tempo, in un momento in cui tutto corre veloce, la memoria è un dovere delle istituzioni. È un giorno nel quale va resa dignità e giustizia ai morti delle foibe e a coloro che si trovarono, oltre 300.000, esuli dalle loro terre, probabilmente senza nessuna colpa. Anche qui in Toscana circa 580 furono ospitati qui a Firenze, nella struttura del Sant'Orsola. A Laterina, un campo di prigionia, fu trasformato in un campo di accoglienza e lì molti di più furono ospitati. È stato un momento importante, come ogni anno quando si affrontano questi temi. Noi siamo l'ultima generazione che ha il privilegio di conoscere dal vivo i testimoni delle grandi pagine di storia del Novecento, dei grandi drammi del Novecento. Quindi su di noi pesa un doppio fardello, quello di recepire la memoria e trasmetterla, ma anche quella di essere coloro gli ultimi che hanno conosciuto direttamente i protagonisti di quelle pagine di storia e fare da tramite tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Le polemiche sono strumentali, fini a se stesse, ridicole, verso un personaggio che non devo certo difendere io per il curriculum straordinario che ha come professionista, evidentemente siccome nel suo svolgere la professione di giornalista ha smascherato i legami tra Movimento 5 Stelle e il Venezuela di Maduro, probabilmente saranno usciti dall'aula per quello più che per la giornata del ricordo. Innanzitutto occorre ricordare unitariamente, al di là delle polemiche, dei fatti che sono stati molto dolorosi per delle comunità, dalmata giuliane, sono state veramente colpite da questa tragedia. Occorre ricordare unitariamente, elevando i toni e scansando le polemiche. Quello che mi sento di dire è di poi dare attuazione concreta a queste giornate e in questo senso ritengo opportuno condividere quella proposta di legge che vede primo firmatario il nostro segretario federale Matteo Salvini di revocare l'onorificenza del Cavaliere di Gran Croce a Tito, che fu concessa dal Presidente della Repubblica Saragat, Tito che è il responsabile politico di questi fatti. Allo storico Franco Cardini è stato consegnato il Pegaso, il più alto riconoscimento del Consiglio regionale.
la gestione di organizzazione, comunicazione, prenotazione vaccino e vaccinazione domiciliare dei pazienti over 80 in questa fase della pandemia, l'esclusione di infermieri e operatori sanitari del 118, RSA e USCA dalla prima tranche dei vaccini in Toscana, la vaccinazione di medici odontoiatri e quella dei lavoratori nei trasporti pubblici. Questi temi delle quattro interrogazioni presentate dal consigliere Marco Stella di Forza Italia all'assessore regionale Simone Bezzini, che ha aperto il dibattito in aula sul piano vaccinale. Guardi, noi oggi abbiamo presentato come gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ben 5 interrogazioni sul piano vaccinale. Non siamo assolutamente contenti della risposta, lo abbiamo detto in maniera molto chiara in aula, perché ci sono ancora tantissime lacune sul piano vaccinale. La prima è che i vaccini sono troppo pochi per le esigenze dell'Italia e in particolare della nostra regione. La seconda è che c'è tantissima confusione su chi si potrà vaccinare, perché si possono vaccinare le forze dell'ordine e i servizi essenziali. Quali sono i servizi essenziali? Servizi essenziali sono i guidatori, per esempio, del trasporto pubblico, punto interrogativo. Ancora le linee guida non ci sono. E poi esiste una fascia, che è una fascia assolutamente scoperta, perché il vaccino si fa fino ai 55 anni e poi che cosa succede? Quindi c'è una fascia che è assolutamente scoperta, le dosi sono troppo poche, i centri non si sa ancora quali sono. I medici di base dovranno chiamare gli ultraottantenni, ma ci domandiamo come faranno a chiamarli, dove si vaccineranno gli ultraottantenni, cioè gli interrogativi sono ancora troppi, le speranze sono ancora disattese e gli italiani e i toscani che aspettano un vaccino sono ancora esageratamente troppi per dare una risposta efficace all'emergenza sanitaria e soprattutto perché se non vacciniamo in maniera veloce e rapida gli italiani non si potrà contrastare e dare una risposta seria alla crisi economica che in questo momento ci preoccupa tantissimo. Beh, mi pare l'unica scelta che quella che sta facendo la Giunta è quella di destinare i vaccini che si possono usare per gli ultraottantenni per quella fascia di popolazione e quindi destinare fin da subito il più possibile i Pfizer e Moderna alla popolazione anziana. Questo ovviamente, è chiaro, ritarderà i tempi che ci eravamo immaginati nella vaccinazione degli ultraottantenni, però siamo fiduciosi del fatto che una volta chiuse le vaccinazioni sanitarie si possa incrementare in maniera veloce e poi abbiamo visto che da una settimana all'altra cambiano le notizie e anche le quantità e sappiamo che ci sono anche altri vaccini che sono in procinto di arrivare, quindi diciamo intanto concentriamoci perché tutte le dosi che arrivano siano impiegate in maniera ottimale per i cittadini più critici e su questo poi ovviamente il dato di AstraZeneca noi speriamo anche che nelle prossime settimane possa essere superato perché sappiamo che per ora c'è una carenza di indagine, non un'indagine che dice che non si può usare sugli ultra 55 anni e speriamo che anche questo sia colmata nelle prossime settimane. Io credo che è un po' ottimistica pensare che prossima settimana si inizia la seconda fase, perché ci abbiamo ancora da finire la prima. Noi i dentisti, per entrare nello specifico mio, da oggi iniziano a poter prenotare, quindi credo che non ce la faremo, la tempistica secondo me è del tutto falsata perché fino a che non ci saranno i medici di famiglia che potranno incominciare a vaccinare, credo che i tempi saranno ridotti e i numeri saranno quelli che sono, cioè minimi. No, è un'opportunità, non sono mai problemi, quando arrivano i vaccini sono sempre grandi opportunità, lo sono a vantaggio delle persone che hanno più di 80 anni e ringraziamo fin d'ora i medici di famiglia per l'operazione che faranno, lo sono per tutte le persone che hanno bisogno di essere vaccinati, soprattutto per le categorie che sono più esposte. A me ha fatto molto piacere vedere che siano gli insegnanti, per esempio, una di quelle categorie che prima di altri verrà vaccinata e come questo ogni altra forza, tutte le forze dell'ordine, tutte le persone che sono esposte sia del sistema sanitario che sociosanitario e tante altre persone che beneficeranno dei vaccini. Non ci dimentichiamo che la pandemia è iniziata un anno fa e prima di un anno sono arrivati i vaccini. È un evento straordinario, quindi non stiamo lì a guardare se una settimana prima o una settimana dopo, è un evento che era imprevedibile per quanto riguarda le dinamiche della scienza. Io insisto che questo piano vaccinale, così come è stato declinato dalla Regione Toscana, ha molta confusione in sé.
ci sono stati dei problemi in diverse province e non soltanto legati alla fornitura della Pfizer che è stata rallentata, pure anche lì poteva essere trovato un sistema, un rimedio, e producendoli in proprio grazie all'articolo 31 come la mozione che avevamo presentato, ma di fatto nessuno ha voluto discuterla. La verità è che adesso continuiamo ad andare abbastanza alla cieca, con molto disordine, e non vedo questa giunta attenta e soprattutto non la vedo in grado di risolvere i problemi. Ci sono sicuramente delle persone che hanno necessità in questo momento di essere urgentemente vaccinate, ma non le vedo mettere nell'ordine delle priorità. I contenziosi tra pazienti, ASL Toscana Centro e azienda ospedaliera di Careggi potranno ora essere risolti da un soggetto super partes, la commissione mista conciliativa che si è appena insediata. Il Consiglio regionale è quello che ha approvato nel 2017 la norma sulla partecipazione dei cittadini, una parte importante della riforma sanitaria, perché questo è un istituto, ma l'elemento fondamentale è far capire che questo è un servizio dei cittadini toscani e che deve avere sempre come centralità l'obiettivo di curare i cittadini in un momento difficile della vita di ognuno di noi, cioè quando uno non sta bene. Questo strumento, la commissione mista conciliativa, è uno strumento di secondo grado rispetto alle istanze dell'URP o anche di accesso immediato per le questioni più complesse, è uno strumento di tutela del cittadino. Quando un cittadino ha da lamentare malfunzionamento rispetto alla prestazione che ha avuto dal sistema sanitario, e ci possono essere perché ogni giorno sono decine di migliaia di cittadini che fanno accesso a una prestazione del sistema sanitario regionale, sanno che possono trovare l'URP come prima istanza che entro 30 giorni deve rispondere, o se no la commissione mista conciliativa, che è un organismo fatto con rappresentanti delle associazioni di volontariato, con dipendenti delle aziende, presieduto dal difensore civico, dal suo delegato in questo caso, che dà una risposta e deve dare una risposta alle questioni poste al cittadino, e questo ovviamente in aggiunta poi agli strumenti di tutela giurisdizionale, cioè il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi più gravi. Oggi va a conclusione questa presenza di democrazia partecipativa dei cittadini che possono trovare una soddisfazione nella conflittualità o nella risoluzione di alcune controversie con le aziende del sistema sanitario regionale. Già sono state insediate queste commissioni nella Toscana meridionale e altresì sono state insediate nella Toscana nord-est. Andiamo dalla responsabilità tecnico-professionale da parte dei professionisti, che talvolta non rientra negli obiettivi degli assistiti oppure dei familiari degli assistiti, quindi a responsabilità tecnico-professionale nell'ambito medico. Ricordo che la Toscana è l'unica regione in Italia che permette tramite il difensore civico regionale un attenzionamento, un approfondimento sulla responsabilità tecnico-professionale. E poi andiamo a tutti i temi più di natura generalista, quindi la correttezza dei percorsi assistenziali in base ai livelli essenziali di assistenza, a tutto il tema del contenzioso, dei ticket sanitari, che può essere casistiche individuali ma anche generali, come abbiamo recentemente sollevato negli avvisi che recentemente la Toscana Centro, l'ASL Toscana Centro ha indirizzato a 6-7 mila cittadini sulla dichiarazione delle fasce di esenzione ISEE, che non possono essere, una volta che il cittadino vede che ha sbagliato in quell'anno X e sa che ha sbagliato negli anni successivi, non può ora bonificare, cioè correggere per allora. In quel caso si è creato un meccanismo di burocrazia che produce burocrazia su burocrazia, una palla virtuosa di ipertrofia burocratica. Proprio a questo proposito, il difensore civico è stato audito in Commissione Sanità. La Commissione, ha annunciato il Presidente Enrico Sostegni, lavorerà per capire se è possibile intervenire con una modifica legislativa per risolvere i disagi causati a seguito degli avvisi di accertamento sui ticket spediti dalle ASL. Il difensore civico Sandro Vannini ha spiegato di aver ricevuto un'istanza dall'Associazione di Consumatori Adoc Toscana in merito ai verbali di accertamento inviati dalle aziende sanitarie toscane dopo il controllo sul pagamento dei ticket per la comparazione
partecipazione alla spesa sanitaria. I verbali arrivano a distanza di 5 anni e quindi i cittadini si rendono conto solo adesso di errori che spesso non sono voluti e riguardano la fascia di esenzione. A volte sono errori commessi dai medici che fanno le prescrizioni o frutto di interpretazioni dubbie.